Quello che noi abbiamo fatto è identificare un insieme di geni, che noi definiamo una firma molecolare, che è in grado di predire il rischio individuale di metastasi nel tumore a seno. L'obiettivo ultimo è quello di personalizzare le terapie, perché sulla base di questa firma di staminalità, con la quale noi misuriamo sia il numero che l'aggressività biologica delle cellule staminali tumorali, cioè di quelle cellule che sono all'origine dell'insorgenza della malattia e che riteniamo anche essere responsabili della formazione di metastasi nel tempo, noi siamo in grado di predire il rischio che la singola paziente ha appunto di sviluppare queste metastasi e sulla base di questo rischio disegnare delle terapie adeguate, per esempio diminuire le terapie o risparmiare terapie troppo aggressive a pazienti che siano a rischio molto basso di sviluppo di metastasi nel tempo, e di pensare invece a dei trattamenti più aggressivi o più prolungati nel caso in cui la paziente abbia un rischio più elevato. Si tratta di una vera e propria possibilità di personalizzare le terapie andando a cercare l'informazione molecolare in quelle pochissime cellule che sono responsabili della formazione e dello sviluppo dei tumori. Quanti sono i geni individuati? Sono 20 in tutto, che è sorprendente come un numero così ridotto sia in grado di fornire una informazione rilevante, e questo ci apre anche la possibilità in studi futuri, nei prossimi anni, di capire se all'interno di questo gruppo di 20 geni abbiamo anche degli importanti bersagli, di terapia per andare a colpire appunto le cellule staminali tumorali. Sulla base dell'informazione che noi ricaviamo a livello delle cellule staminali, siamo in grado di predire la prognosi della paziente, che implica anche il concetto che quelle cellule, quelle poche cellule, sono poi anche quelle probabilmente implicate nello sviluppo della metastasi, quindi hanno un profondo valore prognostico. Questa informazione molecolare si traduce in possibilità di prognosi, appunto, di predizione del rischio.